successe un tempo che tutte le membra del corpo si levarono in rivolta contro lo stomaco, così accusandolo né starsene esso solo in mezzo al corpo a incozzarsi di cibo tutto il tempo come un gorgo, infingardo e inattivo, senza dividar mai con l'altre parti il lavoro comune, mentre quelle erano continuamente adesso intente ad udire, a pensare, a impartir ordini, a camminare, a percepir coi sensi, sì che aiutandosi l'una con l'altra provvedano insieme agli appetiti e ai bisogni comuni a tutto il corpo. Lo stomaco rispose, mostrando loro un certo sorrisetto che non gli venne affatto dai polmoni, ma proprio qui, così. Perché vedete, se posso farlo parlare, lo stomaco, posso ben farlo egualmente sorridere. Provocatoriamente replicò alle parti che s'erano ribellate, invidiose che il solo ricevesse, esattamente come adesso voi, che criticate i nostri senatori perché non sono quali siete voi. Dunque lo stomaco, con gran sussiego, pesando le parole, in tutta calma, al contrario dei suoi accusatori, dice: «Miei cari consociati, è vero che io ricevo per primo tutto il cibo da cui traete voi sostentamento, ma è giusto, è logico che sia così, dal momento che io sono il magazzino e l'officina di lavorazione di tutto il corpo. E se ci riflettete, io lo rimando poi regolarmente per i canali del sangue fino al palazzo della corte, al cuore, al suo trono, il cervello, e attraverso i tortuosi labirinti e le diverse stanze di servizio della persona, i più robusti muscoli, le più capillari delle vene ricevono da me regolarmente la naturale dose di alimento onde ciascuna trae la propria vita. E anche se voi tutti presi insieme, attenti amici, adesso attenti bene a ciò che dice il ventre, anche se non potete lì per lì vedere ciò che fornisco a ciascuno, ciò non di meno, alla resa dei conti, il mio bilancio è a posto, perché tutti ricevono da me il fior fiore di tutto, laddove a me non resta che la crusca. Beh, che ne dite?